Ok, partite la diretta, vediamo qua, sono in diretta anche su Instagram, sempre con le spalle, ah, non col muro ma verso l'armadio e la scrivania. Sarà una live discorsiva. Riflessiva, sì, un argomento che comunque tutti comunque hanno a che fare, perché prima o poi nella vita, anzi direi spesso capita di rimandare le cose. Adesso aspetto un attimino, che magari qualcuno vede che la diretta è partita. Ho fatto delle dirette in precedenza per quanto riguarda l'organizzazione. Sì, l'ottimizzazione delle risorse e il time management. Sono tutti degli argomenti molto manageriali, ma non è che voglio essere manager per trattare, prendersi conto di dove si può fare meglio, perché comunque serve a tutti, no, la formazione. E sapere come agire meglio, come migliorare il proprio tempo, non sprecarlo e ottimizzare le risorse, tra cui il proprio tempo. Però bisogna sempre considerare che c'è un nemico. Il nemico non è sempre esterno, ma tante volte, spesso il nemico siamo noi. Quello è interno, e diciamo il procrastinare, cioè rimandare un qualcosa, fare qualsiasi cosa, eh sì, è un male che spesso ho visto che esiste e a cui ho avuto a che fare. Certo, a volte anch'io magari rinvio delle operazioni, delle cose da fare, ma questione di priorità, ecco, non perché proprio dire sì, faccio dopo perché non voglio rifarlo, perché allora ho un altro conto, perché quello di rimandare non è questione di priorità tante volte, ma proprio la volontà di non voler fare una cosa, dire sì, la farò poi, sì, tanto ho tempo, ma sì, non è così, cioè, capito? Va bene rimandare a volte, però non bisogna rimandare troppo, perché se no dopo, quando magari noi dobbiamo fare altre cose, capita che questa cosa che abbiamo fatto ci può portare a dei problemi o degli intoppi che vanno a finire nell'organizzazione e nella tabella tempistica, oppure anche se non è niente, diciamo così, manageriale o a livello organizzativo, proprio la vita in sé, insomma, per fare una cosa semplicissima, normale, che ogni persona fare tutti i giorni, però non avendo fatto questa cosa, mannaggia, cavolo, possono essere problemi grossi. Diciamo un esempio classico, no, sarà capitato a tutti, no? Che ci sia qualcuno per strada che si ritrova via, piedi, senza benzina della macchina, cioè quello lì, classico esempio,
Oppure casca esempio della persona che non tiene sotto controllo i tagliandi delle auto, e quando i tagliandi quelli della casa non sono più compresi, allora uno, diciamo, non è obbligato, però comunque periodicamente bisogna fare dei piccoli controlli all'automobile, perché cioè non è che va sempre avanti, si mette dentro da bere, che già qualcosa, però c'è un qualcosa di importante fare, così prendo la macchina, mi serve la macchina, tac, prendo, la macchina non funziona. Oddio, può capitare lo stesso, per carità, può capitare lo stesso, soprattutto a macchine vecchie, ma non è detto. Comunque, questo è un piccolo esempio, no? Che mi hai visto, che ho visto, che capita a tutti, no? Capitato di vedere, ma ci sono tanti altri esempi, no? Di dimenticanze che ti possono portare degli intoppi veramente grossi, che possono essere, alcuni possono essere più grossi di altri e magari anche gravi, insomma, e quindi possono succedere una serie di eventi che potrebbero creare delle grosse problematiche. Quello sì, è così un difetto delle persone, no? Dire ma sì, lo faccio dopo, sì, ma intanto lo segno, no? È importante, ecco, già segnarselo, già qualcosa sull'agenda. Ecco, facendo un piccolo excursus, come si suol dire, l'agenda. Io l'ho sempre odiata, non sono mai stato quella dell'agenda. Certo, una volta non c'erano i telefonini con le promemorie, gli appuntamenti. Ecco, adesso poi c'è su Google, poi c'è il calendario di Windows, cioè, comunque sì, puoi segnarti le cose, per non dimenticartela, perché magari quando ci sono tante cose da fare, allora può capitare che uno viene Alzheimer, ma è questione proprio di sovraccarico, diciamo così, di operazioni, per cui ti puoi dimenticare, fare certe cose. Allora, questo qua, in questo caso, è sempre bene segnare in base ovviamente all'attualità o anche in base agli appuntamenti presi, che se devo andare a fare una visita a un certo orario, cioè, non è che puoi farci molto. Se capita un imprevisto sul lavoro, un imprevisto a casa, cioè, allora va per forza rinviare, questo è un obbligo, d'altronde capita. Però se su un corvario meno importante, magari non si può dimenticare, però è bene sempre concludere quello che si è preventivato, no? Cioè, e avere magari una scaletta organizzata, non so, adesso faccio per esempio, come vedete, tutti i giorni comunque. No, tutti i giorni no, che video tutti i giorni, ma però tutta la settimana comunque ho un iter, e anche stare dietro questo iter a volte, insomma, bisogna avere un lavoro dietro di idee, ovviamente da scrivere, e organizzazione, che comunque in ogni caso un argomento poi successivo, no? Che fa parte di quello che è il mondo globale, del fare un po' del tipo manageriale, no? Sì, perché non è che per essere manager, no? Ebbene, comunque, ok, una risposta. E comunque è una cosa, non ho fatto caso, che come dicevo, che
prima che uno più ha tempo e poi via, sì, lo faccio dopo, sì, faccio tanto tempo, dopo intanto non si fa più e dopo si accumula e dopo patatrac. Ok, poi mi hai fatto una piccola live così molto tranquilla e tanto per farvi rendere conto delle cose che magari sapete già praticamente, però uno magari non se ne rende conto, no? Però riflettendoci dice sì, effettivamente è vero. Ecco, c'è una piccola parentesi ovviamente, rimandare in certi casi è necessario dal punto di vista lavorativo, quando uno ha una certa attività, allora per non rimandare dice non posso farla adesso, allora lì si delega, ok, piccola parentesi, su un argomento diciamo che ho avuto a che fare e ho assistito, ecco diciamo. Delle live che quanto riguarda l'orientazione di pianificazione eccetera, quanto riguarda i manager, ok, che è un'attività comunque, ok, non è argomento di stasera, l'argomento di stasera era procrastinare, rimandare, ok, e niente, io direi che adesso vi saluto, poi ci aggiorniamo a mercoledì. Stessa spiaggia, stesso mare, no? Cioè, né spiaggia né mare. Lo sfondo qua della mia camera. E ecco, non so se qualcuno ieri per caso dovesse aver visto il video in diretta che ho fatto ieri della trasmissione, un nuovo format che è così, che può starci ogni tanto la domenica, no? Comunque potete andare a vederlo tranquillamente, anche su YouTube, se volete, è particolare, diverso, ecco, tanto ho qualche idea nuova. Va bene, ora vi lascio, buona serata. Ciao ciao, adesso me ne vado.